guru. Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, sto cominciando a vloggare alle 6:30 del pomeriggio. Ho cominciato prima perché ho fatto la maschera, ma prima di tutto buon anno, è il mio primo video dell'anno 2022. Proprio stamattina ho fatto delle storie su Instagram dove vi spiegavo il perché non ho pubblicato video, perché comunque non ho registrato, perché non mi andava né di registrare né di editare. Come vi dico sempre, preferisco essere sempre un po' più serena quando registro, perché non mi va di annoiarvi con le mie magari i miei problemi, le mie cose. Tanto sto notando che la maschera mi è piaciuta tantissimo e mi sta facendo un effetto che adoro, mi sta riscaldando, prima mi ha congelata, adesso mi sta riscaldando il viso. Bene, mi piace. E vi dicevo che comunque, se non ho registrato, non ho fatto nulla, è per il semplice fatto che con questa situazione del Covid, visto che comunque l'ho detto lì, ve lo dico anche qui perché non tutti avete Instagram, ovviamente, con questo discorso del Covid, visto che al lavoro da mio marito sono risultati dei positivi, anche mio cognato alla fine è risultato positivo e comunque avevamo passato le feste insieme, il Natale, poi ho passato il Capodanno con la mia famiglia, quindi c'è stato, diciamo, un allarmismo generale, quindi tamponi. Guglielmo è al secondo tampone ed è risultato negativo, a fine settimana ne farà un altro. Quindi diciamo che c'è stato un allarmismo, ho avuto un sacco di paura, però poi io, ormai mi conoscete, lo sapete, quando ho un problema, una cosa, devo prima capire il mio problema, me lo sapete, sono fatta così, e poi lo espongo. Era tutta questione psicologica, che proprio mi sono chiusa in me stessa, non mi andava di fare nulla, né di parlare, né di scendere a fare la spesa, non mi andava. Sono stata 4 giorni così, dal giorno 2 praticamente. Oggi è il 5, è la vigilia dell'Epifania. Domani devo essere anche da mia cugina a pranzare, quindi a passare la giornata dell'Epifania con lei, ma purtroppo non abbiamo potuto. Abbiamo deciso comunque di evitare, però è rimandata perché comunque questa giornata la passeremo insieme. E abbiamo deciso di rimandare proprio appunto perché se magari c'è Guglielmo che ha il Covid in incubazione, evitiamo di trasmetterlo ad altre persone. Nemmeno mi vedo più con la mia famiglia ormai da giorni. Quindi diciamo che questa cosa ci ha fatto tornare nel passato e forse mi ha un po' destabilizzato mentalmente. Ecco, è stato giusto un attimo che è durato qualche giorno alla fine. E quindi non mi andava, e sinceramente non mi andava di mettermi lì, se non mi va una cosa io non la faccio. Poi, per farvi ridere, giorno 30 mi si è rotto lo scaldabagno, giusto ho detto per finire l'anno con i fiocchi, giusto? Quindi abbiamo comprato lo scaldabagno, abbiamo cambiato lo scaldabagno, e nulla, giorno 31, che era la vigilia, e Auri si sveglia con gli occhi tutti arrossati, quindi la congiuntivite. Quindi, amore mio, si è fatta praticamente il nuovo anno con la congiuntivite. Però questi sono piccolezze, diciamo, che si risolvono. Infatti, ormai sta già bene. Il solo pensiero, ecco, anche questo mi ha frenato tantissimo in questi giorni, che deve ricominciare la scuola, perché non è tanto per me la paura di prendere il Covid, che per carità c'è sempre un po', però la mia paura è più forte, che magari possa prenderlo la bambina che prenderlo io. Quindi il mio pensiero va più a lei. Però
Però alla fine è inutile angustiarsi perché non c'è nulla da fare. Anzi, sono dell'idea che se non lo prendiamo tutti non si sconfiggerà mai questo virus. Quella è un'idea mia, però non voglio fare. È una cosa che penso io, quindi va bene così. Nulla, ho appena fatto una maschera per rivitalizzare giustamente il mio viso. Infatti, ho fatto una maschera rivitalizzante. Queste qui che avevo preso al Lidl che avete visto, non le avevo ancora utilizzate. Devo dire che mi piace tantissimo. Non mi piace solo la parte, quella che quando fanno le maschere col doppio strato che si deve togliere, è un po' antipatico perché un bel po' di prodotto va a perdersi, secondo me. Anche perché la maschera, il primo foglio che ho tolto era pieno pieno zeppo di prodotto. Quindi preferisco direttamente le maschere, quelle a un foglio. Però queste qui sono così, non mi ero resa conto, anche perché la confezione è chiusa e quindi lo vedi una volta che poi le apri. La confezione intendo le maschere dentro lo scatolo, perché poi nella busta c'è scritta anche questa cosa. Però lo scatolo era chiuso, quindi non mi ero accorta. Probabilmente non comprerò più maschere con doppio strato perché. Le trovo poco utili, nel senso che si disperde il prodotto e non mi piace. Però devo dire che il risultato mi sta piacendo moltissimo. Detto questo, sono 6 minuti che parlo. Nulla, noi siamo stasera stiamo mangiando la pizza. Perché qui le vigilie si mangia sempre la pizza. Nulla, io per le feste, sia come avete visto per Natale, per Capodanno, non ho registrato nulla, ma nulla, nulla a parte qualche foto che avete visto su Instagram, chi ha Instagram, perché mi sono goduta appieno le nostre famiglie, mi sono presa proprio il relax, quindi non avevo il pensiero magari di registrare, mi sono goduta le feste in tranquillità e serenità. Nel senso, senza avere il pensiero di registrare. E quindi non sono stata a riposo assoluto. A parte che ho cucinato e tutto quanto, però quello per me è una passione e mi piace tantissimo e mi rilassa. Comunque adesso intanto io vado a farmi la piastra e la doccia. E comunque saremo in casa stasera, come vi ho detto, anche domani. Nulla, sicuramente se non vedrete nient'altro, tanto per voi comunque un secondo, ci rivediamo direttamente domani. Perché ormai la serata è quel che sia. Mangiamo, guardiamo un film e la serata è finita. Poi arriva la Befana stasera e noi ci aggiorniamo direttamente domani. E se non vi faccio vedere qualcosa, bacio e domani, che è tanto per voi, è comunque un secondo. Allora, è quasi l'ora di pranzo. Io vado a preparare il pranzo di oggi dell'Epifania. Allora, mi sono arrangiata con quello che avevo perché devo andare a fare la spesa. Quindi sto preparando la pasta con il macinato, che di solito faccio con il tritato di salsiccia. Invece questa volta avevo il macinato e sto mettendo il macinato. Andrò ad aggiungere le zucchine che avevo già congelate e cotte, quindi le vado a mettere nel condimento e poi aggiungo un po' di pelato che avevo già cotto e poi per ultimo vado ad aggiungere la panna. Ecco, qui metto un po' di vino giusto per sfumare la carne e poi nel video vedrete il resto. Yeah, I got a fuss, gonna be a rockstar, smoking like a
they lost us. Know the gold niggas gonna try digging. Surrounded with this money and women. Yeah, I gotta fuss, gonna be a rockstar. Smoking like a rockstar, the inner city lost us. Know the gold niggas gonna try digging. Surrounded with this money and women. She my side thing. Why she wanna roll up, she my wife. Always three dots, always typing. You know she like it. That's the way it go. Roll her with her old. She don't wanna go. Wanna flex her Instagram, she wanna make a show. It's not her life, you know. She ain't got no money, she broke. Wanna be famous, want that Louis V coat. But she my side thing. Why she wanna roll up, she my wife. Always three dots, always typing. Now she like it. Why she wanna roll out, she my wife. Yeah, I got a fuss, gonna be a rockstar. Smoking like a rockstar. E buongiorno, buongiorno a tutti. È il giorno dopo l'Epifania. Come potete vedere, il mio albero è già, si è già denudato dalle decorazioni natalizie. Sono rimaste solamente le lucine, che adesso andrò a smontare, ovviamente. Come avete visto, ieri non vi ho fatto vedere chissà che cosa, perché alla fine vi ho fatto vedere solo come ho preparato la pasta, perché era una novità, perché di solito la faccio con il tritato di salsiccia, invece questa volta non ce l'avevo e quindi ci ho messo semplicemente il macinato di carne con la zucchina e con la panna. Devo dire che è venuta buonissima, ho improvvisato un pochino, anche perché ormai l'ultima festa è quella che era, poi era organizzata in maniera diversa, già ve l'avevo spiegato. Comunque è passata e affrontiamo questo nuovo anno. Poi ci siamo messi a guardare un film, ci siamo rilassati, ci siamo riposati e la giornata è passata così. E oggi è venerdì, giornata lavorativa, quindi Wilma è tornata al lavoro, anche se domani è sabato e non lavora, e io mi smonto almeno, quantomeno le cose natalizie, e pulisco il salone. Vediamo cosa riesco a fare oggi, tanto comunque c'è il fine settimana, giusto perché lunedì comunque ricomincia la scuola, però oggi Aurea, ognuno conosce i propri figli, e un po' di tosse, e mi sembra della tosse che si sta sviluppando, quindi ovviamente cominciando la scuola l'allergia comincia di nuovo a stare male, tutto quanto, quindi vediamo, anche se sono dell'idea che sono ancora indecisa di mandarla a scuola i primi giorni, visto tutto il casino che c'è. Non lo so, vedremo. Intanto ancora oggi è venerdì, quindi mi finisco in tal salone, perché altrimenti non finisco più e quindi mi sbrigo. Sicuramente in qualche passaggio mi farete compagnia. Ragazzi, ecco qui l'albero. Ho fatto una faticaccia per smontarlo perché non c'ha questi qui automatici, diciamo, si devono stringere con le mani. Essendo bello grande ho fatto un po' di fatica. Comunque qui dove vi avevo fatto vedere quando è uscito tutte le cose di Natale, sto risistemando tutto, cerco sempre di far rientrare tutto in questa penisola. Ho passato ovviamente l'aspirapolvere prima di mettere tutto, e cerco di far entrare tutte le decorazioni qui dentro, anche perché non sembra, ma è bello grande. Lì c'ho le cose da stirare, vabbè, non ne parliamo, ma ho un salone tutto sotto sopra. Qui poi abbiamo le luci di Natale. Come vedete sono molto precisa e rigorosa con le luci, perché poi quando devo andare a riprenderle odio che siano tutte ingarbugliate, quindi cerco di metterle, mi sono riservata questo spazietto e cerco di metterle più sistemate possibile, in modo tale che poi quando le vado a riprendere sono belle sistemate. Nulla, sistemo questo e poi vado a togliere anche le cose da lavare, tovaglie da tavola, copricuscini, eccetera, eccetera. Vi ho evitato lo smontaggio perché già è noioso per chi lo deve fare, figuriamoci a guardarlo, quindi almeno io mi annoio, è più bello vederlo fare che toglierli. Questo qui lo rimetto nell'apposito scatolo dell'albero. E nulla, diciamo che siamo già a un buon punto dopo quasi 2 orette, quindi devo dire che sono già soddisfatta. E allora qui vado a conservare l'albero.
in modo tale che non si rovini, quindi nell'apposito scatolo dell'albero, e poi lo andrò a mettere sopra l'armadio perché non ho altri posti dove metterlo. Ok, qui comincio subito, una volta che ho tolto tutto, comincio con il pulire. Passo l'aspirapolvere nel divano, nei cuscini e poi vado a mettere il copridivano perché sia mio marito che Auri fanno di tutto nel divano, quindi preferisco coprirlo. Poi vi risparmio la parte dove vado a spolverare, perché comunque si capisce, vado a spolverare tutto e salto nel registrare questa parte. Come vedete, qui sono ritornati i miei cuscini YouTube, che le fodere più che altro, che adoro tantissimo e mi piacciono tanto. Oggi vado di scopa perché con l'aspirapolvere, sinceramente, andare a togliere tutte le cosine dell'albero mi dà noia, perché comunque la devo andare a svuotare. Quanto vale che passo la scopa? Infatti vado a passare la scopa e poi infine passo anche l'aspirapolvere. Vado a riposizionare il mio tavolino. Ben, dopo che ovviamente l'ho pulito, ho tolto anche qui tutte le cose di Natale e vado a pulirlo e a sistemare il tutto. Anche qui sul tavolo tolgo la tovaglia, il centrino di Natale, vado a pulire e a mettere tutto quello che c'era messo prima, che ho precedentemente lavato e pulito e conservato, così in modo tale che adesso vado a sistemare tutto in maniera velocissima. Allora, la tavola l'ho sistemata così, come vedete qui c'è tutto, praticamente quello che è rimasto, cioccolato, caramelle, tutte le cose della Befana, vada retro, dieta, cose che mangerà comunque Auri con il tempo, faremo i dolci magari la domenica per smaltirlo. Questi qui invece sono quelli della mia calza, ma questi qui non è che diventano brutti, quindi con il tempo ogni tanto uno si può anche mangiare. Qui ho sistemato così il camino, come sapete, ovviamente lo lasceremo. Quelle non sono delle luci di Natale. Queste qui non sono delle luci di Natale, già ve l'avevo detto. Ho lasciato le candele, ma comunque ancora non ho finito, però diciamo che il peggio è passato. Ok, dopo aver finito quel lato, perché prima mi dedico sempre a un lato e poi faccio l'altro lato, e vado a passare anche la scopa qui, l'aspirapolvere, spolvero e poi infine vedrete che faccio comunque lo straccio e vado a dare una bella pulita e rinfrescata per terra. Vedete Auri in pigiama perché stamattina non si è voluta vestire, c'era freddo e quindi lei preferisce sempre stare in pigiama. Dopo faremo anche la doccia e cambiamo il pigiama anziché cambiare i vestiti. Prima di fare per terra vado ad accendere questa meravigliosa cera di Avon che si chiama Cotton Fresh, è spettacolare, si sente tantissimo e va in tutta casa e si sente questo profumo meraviglioso di pulito. Come vedete qui vado a passare lo straccio, ve lo faccio vedere in maniera veloce anche se ho cambiato praticamente l'acqua due volte, perché con le cose di Natale, una volta che poi si conservano e si esce tutto, si va a creare magari un po' più di polvere e quindi ho cambiato due volte l'acqua in modo tale che uscisse pulita. Ok, è tornato tutto quanto al posto.
C'è ancora qualcosa da sistemare, però l'importante è che ho tutto, tutto pulito. Allora, rieccomi qui. Direi che questo video per oggi può anche finire. Io ho il video, ma io non ho ancora finito. Però l'importante è che intanto ho tolto tutte le cose di Natale. Ho fatto un po' di fatica, vi dico la verità, a sistemare tutto nella penisola del divano, perché effettivamente quest'anno c'erano delle cose in più. Però ci sono entrate tutte, c'è entrato tutto, 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 tutto. Quindi sono a posto. E finalmente tutto il salone pulito. Adesso vado a fare quello che riesco a fare, perché comunque già è pomeriggio. Quindi cerco di fare qualche altra cosina. Però per il resto delle pulizie ci vediamo nelle prossime puntate. Quindi io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi sia stato utile di motivazione, giustamente per andare a togliere tutte le cose di Natale. Quindi detto questo, mi raccomando, se ti è piaciuto questo video lasciami un like, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere i miei prossimi video. Noi ci vediamo in un nuovo video e vi mando un grande bacio.